La storia dell'Unione Calcio Sampdoria comincia ufficialmente il 12 agosto 1946. La Seconda Guerra Mondiale è finita ormai da un anno e il calcio italiano è pronto a rimettersi definitivamente in moto. Il girone dell'Alta Italia e quello del Centro-Sud, tornando ad unirsi, formano una Serie A 20 squadre che coinvolge tutti. A Genova è un'estate diversa, frizzante. E non solo perché si respira un'aria politica tutta nuova, ma anche perché i dirigenti dell'Andrea Doria e della San Pier d'Arenese hanno avviato da tempo i contatti per creare un nuovo club. L'intenzione è quella di mettere nero su bianco prima dell'avvio del campionato e la creazione di un nuovo sodalizio sportivo in grado di battagliare per i primi posti della classifica e al contempo unire l'anima operaia della città con quella nobile incarnata dall'Andrea Doria. La firma sui documenti dello studio Bruzzone avrebbe dato via ad una nuova ed autentica società genovese. Sistemate le carte, non resta però che decidere quale sia il nome ufficiale del club nascente. Se una parte spinge per la dicitura Doria Samp, l'altra propone la denominazione Sampdoria. E sappiamo bene come è andata a finire. Il presidente Piero Sanguinetti può mettere così ufficialmente agli atti la nascita della Sampdoria, il primo ed unico club al mondo ad avere una sequenza di quattro colori frutto della miscela delle due squadre originarie. La società genovese comincia a progettare il suo primo campionato di Serie A e l'esordio assoluto nella storia del calcio italiano, fissato per il 22 settembre 1946 a Roma. Contro i giallorossi segna la punta Nane Bassetto, ma non basta. Finisce infatti 3-1 per i capitolini. Poco male però, perché i blucerchiati, alla prima di fronte al pubblico di Marassi, si presentano con una vittoria, firmata da Pinella Baldini, che proprio con Bassetto e Jay compone l'attacco atomico, un trio di giocatori micidiali che caratterizzerà le cronache dei primi anni della Samp. I blucerchiati sanno farsi valere e cominciano la propria storia con il piede giusto, vincono il doppio confronto nel derby della Lanterna e raggiungono la salvezza. Insomma, le soddisfazioni in questo periodo non mancano, anche se il meglio deve ancora arrivare. La neonata Sampdoria di Adolfo Baloncieri, infatti, al termine del campionato 1948-49, chiude con un ottimo quinto posto che merita gli applausi del presidente Aldo Parodi. Esaurita la spinta dei suoi primi bomber, seppur senza particolari slanci né sofferenze, la Sampdoria si consolida nel massimo campionato. La sua dimensione di club di centro classifica ha però un cambio di rotta a partire dal 53, quando a Parodi succede Alberto Ravano, detto il comandante, affermato armatore e uomo tutto d'un pezzo, sveglio e ambizioso, che negli anni si dimostra capace di trascinare la sempre più numerosa e appassionata tifoseria blucerchiata con tanti grandi acquisti. Su tutti lo stopper Gaudenzio Bernasconi, la mezzala Mario Tortul e soprattutto il bomber italo-sudafricano Edwin Eddie Firmani, prelevato dal Charlton nel 1956 e pagato la cifra record di 60 milioni di lire. Un colpaccio destinato ad illuminare tante domeniche al Ferraris. In pochi dei presenti allora furono però in grado di intuire quanto grande sarebbe stata l'era a venire.